onestamente penso sia più duro stare fuori, perché hai quella sensazione di non poter cambiare il destino, il corso di non avere nessun tipo di influenza sul gioco, e poi si percepisce il gioco con molte più emozioni, non lo so, giocare, essere in panchina, la partita la vivi in modo diverso e niente, però vedo un Ambrì in crescita, giochiamo un hockey più compatto, anche gli specials team funzionano meglio e niente, c'è ancora una bella fase che verrà adesso, gennaio e febbraio sarà importantissima per noi. Ho un segreto da confessarvi, avvicinatevi. Avvicinatevi! Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Questa è una pista storica, trasuda storia, emozioni, è qualcosa di particolare, un po' c'è tanta nostalgia, no? In un hockey un po' così effetto retro, però è proprio bella per questo, perché è ancora un po' distaccata da quello che è l'hockey moderno, dove c'è tanto, tanto business, tanti affari, tanti soldi in ballo. Qui ci sono ancora, penso, tante emozioni. Logico che mancano un po' le comodità, ma forse è proprio bella per quello. Comunque, bisogna guardare in avanti. La realtà è che questa pista non può più essere ristrutturata, siamo in una zona pericolosa e quindi bisogna sposare il nuovo progetto. Io sono ansioso di vedere questa nuova pista perché ci permetterà di progettare a medio-lungo termine. Con una pista nuova si può avere una visione di 20, 30, 40 anni, eh? Altrimenti l'alternativa è chiudere baracca. Cambiato tanto l'hockey da quando ho Molto più, iniziato. sì. È diventato molto più veloce, più dinamico, soprattutto dopo il 2004, l'anno del lockout, dove hanno deciso di renderlo più veloce, dove hanno introdotto la tolleranza zero, e a quel punto lì non si può più, non si poteva più rallentare l'avversario, ha fatto sì che i giocatori più veloci avessero un vantaggio rispetto agli altri. Adesso c'è una nuova tolleranza zero, un nuovo giro di vita. Come lo state vivendo? Siete partiti con difficoltà tutti, voi gli arbitri. Onestamente non ho veramente capito perché cambiare. Allora, le regole non si sono cambiate, si è cambiato leggermente il modo di applicare le regole, però trovo che così in mezzo a una stagione non sia proprio azzeccatissimo, anche perché noi giocatori facciamo fatica, ma mi sembra di capire che anche il pubblico non lo apprezzi particolarmente quando si è cercato di dare una girata di vite, però penso che sia esagerato un pochettino. Alla fine l'ho che è fatto anche di contrasti e se ha un bastone in mano, qualche volta bisogna usarlo per vincere questi duelli. Guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quando
quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. Tutti la condannano, ma tutti la vogliono, la bagarre nell'hockey. Secondo te fa parte, come si usa, con coscienza e tante volte come mezzo di giustizia? Che ma così io non la condanno, perché fa parte della natura dell'hockey. Essendo uno sport di contatto dove si può caricare l'avversario in determinate situazioni, è importante che ci sia questo, in inglese si chiama il payback, perché si può anche fare male all'avversario, quindi tu devi ben sapere che se vai oltre un determinato limite, che non deve essere per forza determinato dalle regole, ma facciamo tutti lo stesso mestiere, quindi bisogna avere un determinato rispetto anche per il proprio avversario. Quindi secondo me la bagarre è un modo per mantenere una certa sicurezza, fa parte della nostra cultura, e poi trovo che chi non gioca l'hockey fa fatica a capirlo, però è un modo molto onesto di risolvere un problema, perché ti garantisco che il rispetto fra le persone poi cresce. Dopo, chiaro che bisogna avere delle regole, da noi manca un po' forse la cultura della bagarre, però è stata, tu dici che è criticata, da chi la vuole togliere dal gioco, sono i dirigenti funzionari che probabilmente non hanno mai messo un paio di pattini ai piedi. Non è violenza gratuita, ci sono delle regole ben specifiche che non sono scritte, che ci vorrebbe qualche ora solo per approfondire di più questo tema. Penso che ormai qui in Svizzera e in Europa in generale si va in un'altra direzione. Hai sentito Inti Pestoni ultimamente? No, hai detto qualcosa? Adesso penso che altro a cui pensare. Però la sua esperienza come la giudichi adesso, tu che l'hai vissuta prima è di lui? È una buona esperienza, lui è esattamente quello che cercava e penso che la sta vivendo nel modo giusto, e questo lo farà maturare, farà diventare sicuramente una persona migliore, ma anche un giocatore d'occhi migliore. È logico che l'Ambrì deve avere la strategia di formare i giovani e di buttarli anche in prima squadra. Dopo non si può avere una tattica, uno schema dove dici ok, ogni anno ne arrivano due, bisogna valutare anche il giovane se è pronto. Però non penso che bisogna aver paura di tra virgolette bruciare qualcuno, perché fa parte del processo di apprendimento. Tutti sbagliano, si sbaglia anche in fine carriera, bisogna semplicemente imparare a gestire gli errori e imparare dagli errori. Non penso che sia da quel punto di vista lì pericoloso puntare sui giovani, anzi. Biasca in questo senso. È un bel progetto, sì, è un bel progetto. Bisognerà migliorare tutte le dinamiche, questo sì, però è cominciato finalmente, se ne è parlato per veramente tantissimi anni, adesso è realtà e può solo migliorare, può solo portare ottimi frutti in un futuro a corto, a medio, ma anche a lungo termine. La pressione c'è perché si vuole far bene, la pressione te la metti addosso da solo perché vuoi fare il nostro mestiere, ma ancora prima di essere un mestiere è una passione, abbiamo l'agonismo nel sangue, vogliamo vincere, non è bello perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico, dopo che a voi piace trusare il padellone, quello si sa, però dipende quanto importanza si dà a questo tipo di dinamica. Cosa farai la prossima stagione? Non lo so ancora.
rimarrai nei locali, a volte non guardando da fuori... Non lo so, non so dirti ancora. È un po' andata così così questa stagione per diversi motivi, quindi vediamo, c'è tempo, non ho nessuna fretta per decidere. Adesso c'è da giocare. Esatto. Citando Walt Whitman, o me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli, città gremite di stolti. Che vedi nuovo in tutto questo, o me o vita? Risposta: che tu sei qui, che la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso?